all'avanguardia, cioè proprio vogliono stare allo stesso livello. Quanto sono scemo, ce l'avevo qua il controller. Chissà se sarà veramente lo stesso livello di Uncharted. Cioè il font è lo stesso, copiato all'ennesima potenza. The Hollow Mountain, la montagna cava. E devo dire bello come nome, eh? Cioè me l'aspettavo peggio. Ok. Come corre? Oh mio Dio! E devo dire che per il momento... Oh shit! Mo! Nathan Drake proprio, eh! No! Ehi, che una carezza ha dato la montagna, eh! Non è che ha dato chissà che cosa! Comunque... A parte tutto, salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Uncharted 5! Siamo con la prima puntata di Uncharted 5, cioè magnifico, magnifico! Capaverde! No, aspetta, e allora vedi che sei scemo? Dovevi stoppare! No raga, primo difetto di sto gioco è che non hanno messo quello per fermare il gioco! Ma che è quel tempo? Maledetta te. Ah, forse uno è libero di fare anche un record. Sì, vabbè, buonanotte. Oh, comunque, la musica spero non abbia il copyright. Cioè, non abbia i diritti d'autore. Ma c'è Indiana Jones. Oh, piglia! È la copia di Uncharted 4, alla fin fine, non andrà a sbattere, che tu come dai una carezza, pur per una carezza, vai a morire ammazzato. Come l'ha lanciata stavolta? E che cosa stava a dire? Come l'ha lanciata stavolta? Fammi mettere la facecam per bene, cadi giù! Va bene che la montagna cava, però dai. Ma noi in tutto ciò dove dovremmo arrivare, scusa? Ma comunque è fatto bene, per essere... Sembra tipo quel gioco Temple Run, Klemueneshkatin. Io questo lo chiamerei botte in testa o carezze contro le pietre, contro le montagne. Santa miseria benedetta. Guarda, te lo dico già, Nathan Drake sarebbe messo le mani nei capelli. Dai. No. E vedi che sei scemo. No, niente, mo non riesco più a fare sta... Cos'è che c'ha di male sta cosa? Ma vuoi prendere la rincorsa, porca miseria? È free. E vedi che sei scemo, te ne vai pure a panza all'aria. Guarda, nel Drachman, lui si metterà in le mani nei capelli, insieme a Nathan Drake, insieme a Sully, insieme a Elena Fisher, usato garantito, insieme a Clue Freezer. Non il Freezer. Oh! No, e dai, stavamo... Ecco, questo è il mio record. Mannaggia la miseria. No, c'era una parte strettissima. Oh, devi vedere che non riuscirò più ad arrivare lì. Io già lo so. Comunque non è complicato, è lui che prende male le cose. Vai, Tarzan, Tarzan! El Muenesh da Tarzan! A parte il fatto che io non sto riuscendo a prendere niente di tutte queste cose, eh. Già io se riesco a far sta cosa, a dondolarmi. Ma vai! Madonna, ma non che manco prende le cose! Incredibile che stavo riuscendo ad arrivare di nuovo lì, eh. Ma almeno potevate mettere il death... Cioè, quello che contava le morti, eh? Soltanto curioso, Che stava facendo? Ma stavi facendo palestra? Non lo so. Capito, che come... Che fai? Che fai? Oh, va.
La fisica di questo gioco è un problema. O manco fosse quel gioco. Com'è che si chiamava quello del piccone che aveva fatto anche Fabigi, oltre che a PewDiePie? Sapete che non mi ricordo. Elena! Ok! Ha! Va bene! Dai. No! No! Vabbè, almeno sei rimasto appeso da qualche parte. Penso un po' se fossi caduto. Ecco. Volare. Oh, oh. Vabbè, stavolta te la faccio passare perché in effetti l'hai sbattuta a capoccia. Ma prima una carezza, davvela la pietra. No, mio Dio, veramente. Uno strazio sto gioco. Dai, 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 dai. Dai così. Dai che mo vai prefe... No, no, non morire, non morire, non morire. Ora... Oh! Il checkpoint! Ah, quindi ci sono i checkpoint! E meno male! Mi t'ammazzo però, eh! Se non prendi l'appiglio di niente, come vuoi che riesca ad andare avanti? Qua, meno male che ci sono i checkpoint, eh! Raga, fare sto gioco senza checkpoint sarebbe uno strazio! Prendi! Cioè, avevo girato apposta la telecamera, perché sapevo che lì c'era quell'altro appiglio. Niente. Oh! Madonna, al volo! Pensavo di morirci. Sembra più Spider-Man, altro che Uncharted. Tu come fa con i piedi? Sembra una papera. E mo? E mo arrivo tu. Ma quanto la odio sta parte, te la devo dire la verità. Spider-Man, Spider-Man, tu sei Spider-Man. Donde sta l'appiglio? Motel Doc, un gap. Spider-Man, magari saltavi. Meno mal che l'hai preso. Mena mena a Spider-Man. Adottano Wushi. Almeno così. A me, meno male. Pensavo non si potesse. Comunque, devo dire che il personaggio è fatto benissimo. Solo la fisica fa un po' incazzare, eh. No, prendi! Raga, sto iniziando a incazzare, eh. Proprio, vi devo dire la verità. Sto iniziando pure a balbettare. Stiamo a posto, eh. Madonna del Carmine. Prendi, 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 prendi. Prendi! Ma almeno hai preso questo, ma ritieniti fortunato. Penso un po' se non avessi preso niente. Prendi qualcosa! Niente, questo punto lo riesco a superare, stiamo a posto. Oh, madonna che non riesce a fare niente. Cioè, niente un parolone, perché comunque qualcosa riesce a farla. Però dai, un po' di grinta, va? Nathan, e dai. Ti vedo un po' moscio a differenza delle altre volte, eh? Che? Senza Elena o Sally, che? Non sai fare niente. Prendi quello! No, 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 no! Lo sapevo io. Ormai è una fissazione. Cioè, se non andiamo così, non siamo contenti. Ma l'importante è che qualcosa riusciamo a farla. Sembra più la canzone di... C'è la musica quella di Zorro, non so perché. Boh, mi ricorda Zorro. Ecco, ma a questo punto, come facciamo a farlo? Tu me lo devi spiegare. Ma so già... che tenebra... Oh mio Dio, meno male. No, 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 no. E che fisica... Ma mo si è aggiustata la fisica. Anche Spider-Man. Oh, checkpoint. Come ha letto checkpoint, subito è andata a sbattere. Vabbè, entriamo dentro le pie. Che ne sapevo io che stava sopra, in cielo. A sto punto venivano gli angioletti e te davano una mazzata in capa. Vai, vai, vai. Prendi, prendi. Prendi! Madonna, è già, è lunga. Cioè, non sei Mr. Fantastic, è vero. Ok, adesso... Mi sono tappato un attimo le orecchie. Doveva andare bene. Ok.
Ecco, in realtà potevamo già andare, ma con te non si sa mai. Olè, come dondoliamo, anche altalena. Damine checkpoint. Sembra uno sgangherato con quella faccia, ma vabbè. Vabbè, adesso musica di Benjamin Squires. Tutto qui. Cioè, io ho fatto tutta sta fatica per niente. Comunque, vi devo dire la verità, mi è piaciuto come gioco. Molto divertente. È stato complicato, se proprio vogliamo dirla tutta. Però possiamo compararlo in fin di bene alla fine con Uncharted in generale. Voglio provare una volta a vedere se riesco adesso a farlo tutto in un colpo, anche se dubito. Visto che... Aspi, aspi, prendi quello. Oh. Non beccare la te. Tutto in un colpo. Raga, se non fosse per questo problema qui, io riuscirei a farlo di pari passo, eh. E muore come un deficiente. Io non ti capisco. Le pietre sono attaccate con l'attack, perché non è normale che stiano così, eh. Cioè, che rimangano così. Bravo, bravo, bravo. Proprio dove volevo. Ecco. Fatta una cagata. No, 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 no. E che te ne vai così storto? Prendi qualche cosa! E niente, c'è niente. No, dai, è vero, non ho più sul checkpoint. Ma io perché lo sto rifacendo? Per provare a vedere se riuscivo a farlo di pari passo. Come si fa ad andare il menu? Ehi. Basta. No, 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 non so come ritornare indietro. O si deve finire il gioco per poter ritornare alla menu principale. Una stupidata che sta. Oppure niente. Vabbè raga, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Li mortacci tu e quanti ne tieni. Io nel frattempo, piuttosto che non far vedere un cavolo, o di far vedere solo il mio bel faccino, piccolino piccolino, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Spero che questo gioco, che questa replica di un grande capolavoro rovinato in questo modo, con uno che sbatte sempre la testa e cade giù nell'oblio, spero che vi sia piaciuto. Comunque, io ve lo consiglio solo per divertirvi, per vedere se riuscite a fare un record migliore del mio. E se solo non volassi come un deficiente, vabbè, basta. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, che questo gioco che vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Bella ragazzi! Ah, e attenti a non sbattere la testa contro le pietre. Non date nemmeno una carezza, eh. Non dovete neanche fare così alle pietre, che sono morite. Buona aggrappata a tutti. Dove vi dovreste aggrappare? Non lo so. Comunque, aggrappatevi, va. Da qualche parte vi dovete aggrappare. Alla vita. Aggrappatevi alla vita. Siete ancora giovani. Ciao. I consigli di vita, no? Da.